Se per caso mi stai chiedendo di berla, beh, non ci contare. Ho dell'acqua in mano. E adesso ho solo un principio di reumatismi. Credo che sia alla centralina di controllo del sistema semaforico dell'isolato. Curioso che si trovi qui sotto. Me la sarei immaginata sopra un traliccio o qualcosa del genere. Non nego che l'idea sarebbe divertente, ma non penso che in strada coglierebbero l'umorismo. Salve. Ciao, mucchietto d'ossa. Ti prego, non mangiarmi. Pelle e ossa come sei, non andresti bene neppure per il brodo. Ehi, scusami tanto se ci tengo alla linea. Non hai una bella cera, va tutto bene? Ho un dolore insopportabile a un dente. Deve esserci finito qualcosa dentro, ci daresti un'occhiata? Ok, va bene. In effetti c'è qualcosa incastrato, ma non credo che riuscirei a toglierlo a mani nude. Mi sembri proprio un tipo a posto, sai? Veramente sono appena evaso da un carcere di massima sicurezza per rettili. Ero finito dentro dopo aver sgozzato con una lisca di pesce i miei vicini. Facevano troppo rumore, non riuscivo a dormire. Prometto che non farò mai nulla per farti arrabbiare. Guarda che ti sto prendendo in giro, stupido mucchietto d'ossa. Non sei affatto divertente. Ci si vede in giro. Questa dei parcheggi a pagamento ormai è diventata una vera e propria piaga. Direi che si commenta da sola. Togliamoci dagli impicci e facciamo finta che sia solo parte dello scenario. Il T-Rex Cowboy, il dominatore incontrastato del molto selvaggio West fino alla fine del Cretaceo. Sarebbe stato interessante chiedergli come facesse ad estrarre il revolver dal fodero. E poi ci lamentiamo della disoccupazione giovanile. Quando si dice la speranza è l'ultima a morire. Non saprai mai cosa nascondo sotto la felpa. Mai. Mi sembra che finora sia stata usata anche troppo bene. Dura la vita in gabbia, eh? Bel posticino. Ma lei e Tutankhamon, eravate parenti? No, perché noto una certa somiglianza. Forse il naso. Eppure ci avrei giurato, sa? Ha avuto un incidente col gatto? Deve averlo fatto proprio imbestialire per ridurla così. Ci sono, è un monaco tibetano e ha fatto voto di silenzio. Dannazione, ero sicuro di averci preso stavolta. Era forse una delle guardie reali della regina? Non vuole confermare né smentire, capisco. Ma lo sa che lei è proprio bravo ad ascoltare? Dico sul serio, non c'è bisogno di fare il modesto. Starei a chiacchierare con lei per ore, ma non voglio abusare oltre del suo tempo. Alla salute! Ecco dove conduceva quella porta. In tutti questi anni nessuno si era mai degnato di forzarla. Sembra un po' a corto di energie. Ciao, robottino. Fiona non è programmato per parlare. Ma lo hai appena fatto! Fiona non è programmato per dare spiegazioni. E se ti togliessi le pile? Avresti ancora voglia di fare lo sbruffone? Fiona è programmato per andare ad energia solare. Non provocarmi o ti prendo a martellate. Ti vedo abbastanza provato. Chiuno non è stanco. Chiuno sta elaborando i dati.
E perché non te la svigni nel frattempo? Se ti beccano quei due, finisci dentro qualche scatolone, lo sai? C1 non è programmato per farlo. Mi stai dicendo che non puoi fare due cose contemporaneamente? C1 non ha il firmware aggiornato. Come no, dicono tutti così. C1 trova tutto questo molto offensivo. C1 inizia ad averne piene le valvole di te. Su, su, non essere così scurrile. Non dimenticarti che abbiamo fatto richiesta per un PEGI 3. Occhio a quel che dici. Ma la storia delle tre leggi robot? C1 pensa che tu abbia visto troppi film di fantascienza. C1 sarebbe libero di trapassarti il cranio con un raggio laser e usarti come palla da bowling. Se volesse. Lo terrò a mente, grazie per la delucidazione. Buona fortuna con i tuoi calcoli. Per quanto possa sembrare assurdo, il padre di Ronald la comprò qualche anno fa in vista del suo funerale. La trovò in saldo a una fiera di rappresentanza di onoranze funebri. Non sarà affatto contento quando verrà a sapere che quegli imbranati gliel'hanno danneggiata. Sono stato riportato in vita, fattene una ragione. Procurami un montacarichi e non ti deluderò. Un piccolo souvenir dall'isola di Pasqua. Abbiamo avuto un po' di grane alla dogana, ma ne valsa la pena. Ormai questi Moai sono talmente vanitosi e abituati ai flash da mettersi pure in posa con le labbra a culo di gallina. Poveri noi. La leggenda narra che quando il padre di Ronald riuscirà a tirarla fuori dal pavimento, sarà finalmente lui a portare i pantaloni in casa. In realtà sarebbe comunque inutile, ma lui questo non lo sa. Nessuno può estrarla, pare sia incastrata in una delle tubature principali del condotto idrico cittadino. Il sindaco ha addirittura dichiarato penalmente perseguibile chiunque tenti anche solo di smuoverla. Quella lama è talmente smussata che la madre di Ronald non riesce neppure a tagliarci il pane per i tramezzini. Il trofeo di una battuta di pesca, una lotta impari a suon di mortaretti e sparachiodi. Senza dubbio la cosa più virile mai fatta dal padre di Ronald. Sono convinto che se fosse stato in grado di parlare, le imprecazioni si sarebbero sprecate. Hai presente Superman e la criptonite? Ecco, nulla di paragonabile al mio shock anafilattico. Ho già dato con le prugne, grazie. È una richiesta che dovrai avanzare al mio avvocato. Non abbiamo nulla da dirci. Il nostro rapporto si è incrinato diversi anni fa ormai. Certo che qualcuno potrebbe anche dare una pulita, di tanto in tanto. È stato freddato da una scarica di piselli a bruciapelo. E poi dicono che le verdure fanno bene. Ho freddo, John. Teddy, sono skinny. Resisti, amico. John, dove sei? John, non ti vedo, John. Amico, sono qui. Sono skinny. È tutto buio, John. Non te ne andare, Teddy. Resisti. Andrà tutto bene. Teddy. Teddy, rispondimi. No! Teddy! E comunque sono skinny. E questo come c'è finito qui dentro? Non ho mai assaggiato nulla di più delizioso. Cereali kaboom, un'esplosione di energia in pieno petto. Letteralmente. Preferisco evitare. Ho smesso di mangiarli, li trovo un po' pesanti. Definirli post-it è un po' riduttivo. Diciamo che sono più che altro dei pizzini minatori che la madre di Ronald lascia al marito quando esce per andare al lavoro. Tipo, non so, vediamo. No, questo è troppo scurrile, meglio evitare. Con questo ci sarebbero gli estremi per una denuncia. Ecco, questo è leggibile. Ricordati di ritirare i panni in lavanderia tornando dal lavoro o sarai tu a fare la fine del bucato. That's amore! È un cervellone computerizzato in grado di controllare gli apparecchi elettronici e impedire infortuni domestici.
Computer, aggiornamento. La situazione è sotto controllo. Non ci sono circostanze che possono mettere a repentaglio l'incolumità dei presenti né la corretta fruizione dei dispositivi domestici. Ben fatto, soldato. Riposo. Computer, disattivazione. Negativo, signore. Non posso disattendere ai compiti per cui sono stato assemblato, signore. Stai forse rifiutando di eseguire un mio ordine, soldato? Mi dispiace, signore. Non posso fare diversamente, signore. Computer, storico dettagliato del tuo operato. 2 anni, 2 mesi e 21 giorni di servizio, signore. 9 incidenti, 24 infortuni domestici, 5 incendi prevenuti, signore. E quella volta che per poco non ammazzavi il gatto? Ti eri fatto un giro di erbe aromatiche in salotto, soldato? Sono mortificato per quanto accaduto, signore. Mi scusi ancora, signore. Computer, giorno della memoria. Sono qui a seguito di un incendio dovuto alla combustione dell'olio incandescente di una padella con dell'acqua. Una vampata di dimensioni mastodontiche, soldato. 4 autopompe, 2 ambulanze, 1 pattuglia dell'FBI accorsi nel giro di 10 minuti, signore. E una squadra di medici senza frontiere che, allarmati dal casino generale, ha pensato bene di non far mancare il proprio supporto. Computer, rompere le righe. Quando Ronald si trasferì in questa casa, gli uomini della scientifica avevano appena tolto i sigilli alla cucina. A rilevazioni terminate, i genitori pensarono bene di lasciare la sagoma del cadavere sul tavolo. Confesso però che dona una marcia in più a colazione. Non voglio certo giustificare il tuo assassino, sia chiaro. Ma chi non sarebbe disposto a uccidere per delle ciliegie? Una volta ho anche provato a sdraiarmici sopra. Proprio una posizione scomoda per morire. È la vecchia sveglia che usava Ronald quando era piccolo. Non pensavo ce l'avesse ancora. Zeno è sempre stato un ragazzo molto introverso, ma lo reputo un caro amico. Raramente l'ho visto senza un romanzo in mano. Mai vista una tale passione per i libri. Non aver paura del mondo esterno, Zeno. So perfettamente come ti senti. Dura la vita degli autostoppisti. Devo proprio dirtelo. I morti non parlano. Ho trovato la soluzione ai tuoi problemi. Anche perché se aspettavo che ci pensasse lui, avrei fatto prima a morire un'altra volta. Che devo fare? Devi solo aprire la bocca e dire "Ah". Va bene. Mi sento una gran forza nelle mani. Aspetta un attimo, io ho le mani. Suona già più minaccioso, vero? Ti senti bene? Mai stato meglio. Sento di poter spaccare il mondo. Limitati a tentare di conquistarlo, ok? Purtroppo non abbiamo grandi progressi quanto a intelligenza. Come la mettiamo con lo Swiffer? Non so chi sia questo Swiffer, ma lo prenderò a pugni fino a disintegrarlo. Sembra avvincente. Adesso, più che dalla polvere, sembri ricoperto di muscoli. Secondo me non sei così forte. Ma cosa stai dicendo? Non lo vedi che sono fortissimo? A me non sembra. Mettimi alla prova, allora. Qui nella camera accanto c'è un letto. Sono sicuro che non riusciresti a svitare uno dei pomelli. Sarà un gioco da ragazzi. Sarebbe lui il pomello? Di certo non è una sfera di cristallo. Non ho capito. Sì, è lui.
E a noi due allora, pomello! Arrivano i rinforzi! Spalanca le fauci! E non fare scherzi! È una vera e propria liberazione! Un po' come quando sono evaso di prigione! Non riesco a capire se parli sul serio o mi stai solo trollando clamorosamente! Non lo scopriremo mai! Per favore, dammi solo un secondo. Sto realizzando che questa è la prima volta che metto piede fuori casa da quando sono morto. Ok, penso di potercela fare. Proseguiamo.